Oggi, signore e signori, venite qui più vicino, venite più vicino. Allora, ho il piacere di presentarvi la ragazza che ha fatto impazzire tutta l'Italia con i suoi occhioni azzurri. Signore e signori, Giulia Poverio! Un applauso per Ambra e Giulia! Ciao! Ciao ragazzi! Come state? Ragazzi del Gifoni, fateci un urlo! Ciao, mi chiamo Sara, vorrei fare i complimenti a tutte e due perché siete molto belle. Grazie Sara! Ti vogliamo bene! Grazie! Poi vorrei dire a Ambra che è molto brava. Oddio, grazie tesoro, ti bacerei se potessi, però posso? Certo che puoi. Scusa. Scusate, era doveroso, giuro, non lo faccio più. Andava benissimo. Tieni una bellissima voce quando canti la sigla del mondo di Pac. Grazie! Fai un accenno, no? Ma la sapete la sigla del mondo di Pac? Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Sentiamo voi! Ma fatevi un applausi, davvero bravissimi! Bravi! Che bello! Sono Cassandra Pepe e vorrei chiedervi, vi è piaciuto recitare in quelli dell'intervallo? Sì, tantissimo, è sempre bello, sempre di più soprattutto. È stupendo, e poi scusate, cioè, quelli dell'intervallo mi ha dato la possibilità di conoscere una ragazza così favolosa come Giulia Poverio. E allora non potevo che essere grata, insomma. Ottimo. Hai già trovato uno spasimante? Poi ti do io il suo numero, non so come ti chiami, ma ci penso io. Secondo me ce n'è più di uno di spasimante, vorrei dire. Quindi ce ne sono tanti qui in mezzo. Vorrei fare una domanda a Giulia, ma tu ti rispecchi nel ruolo dell'intervallo? Sicuramente se si va a parlare di Valentina in quanto una ragazza curata che fa caso tanto a Luxi, però in certi atteggiamenti assolutamente no, troppo eccessiva o no? Cioè direi che è un po' troppo, no? Giusto un pochino. Sarebbe un problemino. Com'è Tinelli? Qua tocca a te rispondere, eh? Valentina, com'è Tinelli? Diccelo che sei innamorata di Tinelli, dai! Tinelli è bravissimo, ma soprattutto è bellissimo. O non la pensate come me? Voi ragazze, o no? Cioè, addirittura non so chi, per chi di voi due, un ti amo, voglio dire. Grazie! Non lo dice nessuno. Francesca, vi volevo fare i complimenti perché siete eccezionali, tutte e due. Ma guarda, tu hai una voce eccezionale, mi piace tantissimo. Grazie, tesoro. E voglio diventare come voi due. Volevo fare una domanda. Ma voi come siete realmente, come carattere? Direi molto simili ai nostri personaggi. Nel senso che sotto certi aspetti siamo molto simili. Certamente i nostri personaggi sono un po' stereotipati, no? Sono un po' tutti esagerati, a volte goffi, a volte un po' troppo buffi. Un po' delle caricature, ecco, come mi dice Giulia giustamente. Esatto. Però noi siamo un po' meno caricaturati, però siamo nello stesso tempo anche molto simili ai nostri personaggi. Io parlo per me, anche io a volte ho ste sparate da secchiona a scuola o cose del genere. E poi mi piace tantissimo cantare, quindi poco ma sicuro. Tu Giulia? Mi rispecchio abbastanza nel mio personaggio, ma come ho detto prima non in tutto, perché sennò sarebbe un problema. Direi.
Mi chiamo Valeria. Prima di tutto volevo fare i complimenti a tutte e due perché siete stupende. Grazie. Poi volevo chiedere a Mafalda, tu sei un'attrice e una cantante, ti rispecchi più da attrice o da cantante? Ma ultimamente sono tanti a farmi questa domanda, però ti devo dire una cosa. Io ho capito proprio ultimamente che una vera artista deve saper fare tutto. Quindi quelli dell'intervallo come attrice, con altre situazioni sicuramente come cantante, anche nel mondo di Patti, ma anche in quelli dell'intervallo in alcune circostanze, ho capito che deve essere un mix. Cioè se tu vuoi fare queste cose devi riuscire a fare tutte e due, oppure ti puoi concentrare solo su una un po' meglio. Io sono nata come cantante, a dire la verità. Quando avevo 4 anni ho iniziato a cantare, una famiglia molto musicale, suono, canto, però... sai, la recitazione ti completa moltissimo, quindi un mix. Salvatore Boccia. Allora, volevo chiedere a Ambra. Dimmi. Ambra, tu durante... Grazie. Durante quelli dell'intervallo, non so perché, sarà che i produttori sono bravi, ma ti vorrei dire, uno, che tu il tuo personaggio, oltre a rispecchiarmi molto, rispecchia altri 5 miliardi di persone. Grazie! Dunque, che come lo tutta fai? La Cina, diciamo. Mamma mia, alla faccia! Due, che come lo interpreti tu è una cosa davvero unica. Grazie tesoro. Poi ti volevo fare i complimenti, che ancora mi ricordo, indimenticabile, nella prima serie cantassi una canzone bellissima. Come faceva? Quella là, quando sono sola, è bellissima. Quando sono sola, alzo al massimo la radio e mi consumo. Facciamo un applauso. Basta, mi vergogno. Beh, ti ringrazio. Poi vorrei chiedere, com'è stato passare le vacanze su set con quelli della gag di quelli dell'intervallo? Beh, è stato stupendo, cioè voi ragazzi non vi immaginate quante risate ci siamo fatti noi. Cioè, noi eravamo lì per lavorare, però noi ci siamo veramente divertiti un sacco, anche perché eravamo in un villaggio turistico, quindi le vacanze di quelli dell'intervallo che avete visto erano le vacanze nostre praticamente. Esatto. E ci siamo divertiti un mondo, vero Giulia? C'è una cosa, cioè noi stavamo entrando, ci hanno detto adesso troverete centinaia di giurati che vi faranno delle domande. Io e lei ci siamo guardate e penso che abbiamo avuto la stessa impressione. Centinaia di giurati adulti che no, ci faranno delle domande. Pensato ai bambini, veramente, noi non abbiamo pensato. Nemmeno, infatti ci siamo guardate e abbiamo detto io ho visto una sala piena di ragazzini, che comunque è bello perché è l'opinione dei giovani, anche quella che ci perché è l'opinione poi delle mani, e qui quella che ci interessa di più come pubblico, alla fine loro sono il nostro pubblico, e chi ne sa più di loro? Cioè, sapevano, ha detto, sono da preparare un po', quindi raccomando, le domande. Cari ragazzi che seguite il blog di Mafi, www.mafi.it, tutte le news più accurate del momento, oggi mi trovo a Gifoni, al Gifoni Film Festival, che quest'anno si chiama Gifoni Experience, e ho con me un ospite speciale che voleva farvi un saluto eccezionale. Signore e signori, non la presento nemmeno, guardatela un po'. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Noi siamo qua al Gifoni, è stata una bellissima esperienza. C'è un caldo magnifico, però c'era un po' arietta, per cui si sta benissimo. Siamo qua io e Ambra, ci siamo ritrovate, meraviglioso, o no? Stupendo, oserei dire stupendo. Tanto che infatti ci hanno regalato, se possiamo farli vedere, ci hanno regalato i Chupa Chups. Il mio non c'è più perché Scusate. Io ne ho già mangiato uno. Esattamente. E ci siamo divertiti un sacco perché abbiamo conosciuto i ragazzi del progetto scuola e tutti i giurati del Gifoni Film Festival. I ragazzi del progetto scuola hanno realizzato una puntata di quelli dell'intervallo. Adesso ci aspetta una serata con una cena salernitana. Una bella cena salernitana. Appunto. E poi insomma torneremo in hotel, quindi vi mandiamo un bacione gigantesco e grazie per essere sempre qui con noi a sostenerci. Ciao! Ciao. Dice che non c'è niente di mignolo. Non me la ricordo. Eppure a cambio di un video, diciamo, che io sono. Non me la ricordo.